La filosofia analitica che tende ad essere antimetafisica e aderente al materialismo ontologico perde di brutto, non solo contro le tesi di Severino, lì proprio in maniera totale, assoluta, ma anche molto con le tesi di Berkeley. E perché metto a confronto la prospettiva analitica di un certo tipo con l'immaterialismo? Perché Berkeley è stato preciso nei termini adottati, nei significati adottati, e ha dimostrato che il termine materia non possa denotare alcunché, se dovesse denotare una componente esterna dal piano mentale coscienziale sensibile. Vi prego di avere pazienza perché chiarirò in maniera precisa e accurata tutto ciò, ma prima di farlo devo spiegare di nuovo, almeno a grandi linee, in cosa consista l'immaterialismo di Berkeley e del perché proprio sul piano linguistico dei termini e delle definizioni abbia perfettamente ragione e la filosofia analitica completamente torto, qualora una certa prospettiva analitica aderisse al materialismo ontologico. Lì andrebbe proprio contro le sue stesse peculiarità, perché la filosofia analitica ha come impostazione base l'analisi critica e accurata del linguaggio. L'enfasi è posta sul linguaggio, sul modo di formulare e definire i termini e i significati in gioco, il modo di strutturare il discorso e le proposizioni. Quindi, qui in questo video si può parlare, nel rapporto che ho instaurato, di autocontraddizione della filosofia analitica aderente al materialismo ontologico. Allora, preciso diverse cose. L'immaterialismo di Berkeley non nega in assoluto la materia, ma nega, la materia intesa come componente, come dicevo, esterna dalla cosiddetta percezione. Il termine percezione non è adeguato perché, cercherò di giustificare anche questo, nell'immaterialismo si arriva a sostenere che il mondo che appare è un insieme di idee sensibili e che esso esista nelle menti, le quali non sarebbero epifenomeni cerebrali, ma sostanze spirituali. Quindi le menti non risiederebbero dentro il cervello, ma al contrario sarebbe il cervello, il corpo e il mondo che appare ad essere contenuti nel piano mentale. Oltre alle varie menti finite, vi sarebbe una mente infinita che conterrebbe da sempre tutte le idee sensibili che compongono il mondo e le avrebbe già anticipatamente collegate in un certo ordine, così da simulare costantemente l'idea di un mondo fisico e della regolarità empirica, fenomenica, quindi dell'ordine della natura. Questo è importante perché intanto vi è un'aderenza anche al realismo. La mente infinita funge da realtà oggettiva. Quindi nell'immaterialismo non sono i soggetti a creare il loro mondo di, tra virgolette, percezioni, ma vi è una realtà oggettiva che è causa di quell'esperienza sensibile. Berkeley, che pone quella mente infinita, la pone come Dio, come il Dio cristiano, e questo è un errore, nel senso che non ha dimostrato che la mente infinita fosse il Dio cristiano, ma lo ha presupposto, quindi lì vi è una forma di dogmatismo. Ora, tralasciando questo, quindi manteniamo l'idea neutrale, diciamo, più cauta di mente infinita. Uno dei fondamenti dell'immaterialismo e in generale delle tesi di Berkeley, è la critica al concetto di idea astratta. Non possono esistere idee astratte, innanzitutto perché non appaiono mai. Che sono le idee astratte? Dovrebbero essere idee universali, dal carattere universale, totalmente slegate da qualunque riferimento particolare. Siccome
Molto semplicemente Berkeley ha constatato che non appaiono e né potrebbero in effetti apparire idee particolari determinate senza avere un collegamento con nessuna forma particolare. Cioè, idee singolari, particolari dal carattere universale, scevro da qualunque riferimento determinato. Le idee astratte in realtà sono idee generali. Cioè sono idee sono idee particolari che hanno in comune con altre determinati aspetti, determinate caratteristiche, quindi rappresentano le stesse idee di uno stesso gruppo. Quindi queste sarebbero le idee astratte, sarebbero idee generali che sarebbero a loro volta idee particolari con elementi in comune rispetto ad altre. La materia viene negata da Berkeley perché, intesa come componente esterna dal mondo sensibile e quindi dall'esperienza sensibile, dovrebbe essere, qualcosa di privo di ogni qualità sensibile e quindi sarebbe, un qualcosa di completamente astratto. Di conseguenza non potrebbe, essere la materia. Perché la materia di cui noi parliamo, di cui si ha definizione anche, è una componente dotata di determinate caratteristiche. Berkeley ha dimostrato che fuori dalla prospettiva sensibile di qualsiasi mente, sia finita che infinita, la materia non potrebbe avere nessuna delle caratteristiche che le vengono attribuite, neanche quelle essenziali come l'estensione, come la forma, come la capacità di muoversi, quindi la capacità di avere moti sensibili e di essere collocabile in uno spazio-tempo. Non potrebbe avere neanche queste caratteristiche. Quindi, se esistesse una realtà esterna da tutte le menti e dai loro mondi sensibili, non potrebbe essere nulla di assimilabile al concetto di materia. Sarebbe qualcosa più simile a una struttura matematica ideale che non a un mondo fisico. Allora, la struttura dell'argomentazione generale di Berkeley è almeno sviluppata in due passaggi fondamentali. Nella prima parte di queste tesi si dimostra in maniera inequivocabile, incontestabile, che il mondo sensibile che appare direttamente nell'esperienza nostra è esclusivamente un insieme di qualità sensibili primarie e secondarie, che non vi è null'altro. Cioè il mondo in carne e ossa che noi sperimentiamo a livello sensibile non è altro che un insieme di colori, forme, estensioni visive, tattili e di altre sensazioni. E questo mondo qui non esiste esternamente dal suo apparire nelle, diciamo, prospettive sensibili determinate. E questo mondo sensibile non può essere né un mondo fisico né una parte di esso. Quindi, nella prima parte, diciamo, fondamentale del discorso di Berkeley, si dimostra che a prescindere dall'esistenza o meno di una presunta realtà fisica, materiale, esterna, il mondo che appare direttamente a livello sensibile come contenuto nella nostra esperienza immediata è un insieme di qualità sensibili. Ora, fermiamoci un attimo qui su questa prima parte. Non è esattamente corretto dire che il mondo sensibile sia un insieme di percezioni, perché l'idea di percezione presuppone che vi sia un corpo fisico, materiale, in rapporto a un mondo fisico esterno e che lo percepisca attraverso degli organi sensoriali, captando stimoli esterni e rielaborandoli all'interno del cervello. Questo è lo schema generale classico, maggiormente condiviso anche in ambito scientifico. Le tesi di Berkeley invece vogliono innanzitutto mostrare che non vi è certezza che ci sia una struttura fisica esterna della realtà, quindi anche l'idea che il mondo sensibile sia un contenuto percepito e rielaborato nel cervello
inizialmente messo tra parentesi in discussione, per poi essere addirittura confutato nella seconda parte, diciamo, dove Berkeley arriva a dimostrare che la materia come componente esterna non può esistere perché non avrebbe, non potrebbe in alcun modo avere nessuna delle qualità che le vengono generalmente attribuite, nemmeno quelle essenziali. Allora, quindi, ritorniamo alla prima parte. Come dimostra Berkeley in maniera incontestabile che il mondo della nostra esperienza non è un mondo esterno? Beh, mostra che intanto le qualità secondarie, come i colori, come il gusto, l'olfatto, eccetera, sono proprietà totalmente soggettive. E fa vari esempi. Mostra quindi che è impossibile che qualità secondarie ineriscano direttamente ad enti esterni. Quindi i colori che noi sperimentiamo direttamente non appartengono direttamente alle presunte superfici fisiche esterne e non sono quindi neanche il risultato dell'interazione della luce, dei fotoni che verrebbero rilasciati in parte solo in quel preciso range, diciamo, di colore. No, i colori visibili sono completamente un contenuto mentale. E questo anche se esistesse un mondo fisico. Parlo dei colori perché poi è una categoria, diciamo, di proprietà che fa capire bene anche cose che valgono per altre proprietà secondarie. Allora, i colori che noi percepiamo, cioè che a noi appaiono, sono colori che variano a seconda del nostro punto di osservazione. Un oggetto visto da vicino ci appare colorato in un certo modo, distante ci appare con riflessi diversi. Innanzitutto, in realtà, che quell'oggetto visto da vicino, l'oggetto X visto da vicino sia lo stesso oggetto visto da lontano, è un altro presupposto. Ogni immagine dovrebbe essere considerata un oggetto sensibile a sé e che facciano tutte parti, varie immagini di uno stesso oggetto nel medesimo rispetto, insomma, è come minimo problematico. Mi rendo conto che possa sembrare questa spiegazione un po' complessa e possa sembrare un po' vaga, però sarà chiarita, quindi vi chiedo la pazienza di ascoltare. La questione, secondo me, che fa comprendere perfettamente come i colori non possano essere quelli, intendo i colori visibili in carne e ossa, non i presunti colori esterni intesi come frequenze, diciamo, della lunghezza d'onda dei fotoni, come posso dire. Anche se esistesse un mondo fisico esterno, la lunghezza, le varie lunghezze d'onda della luce non sarebbero colorate. La frequenza, la lunghezza d'onda della luce sarebbe fisicamente qualcosa di non visibile in sé per sé. Quello che noi vedremmo, anche se stessimo in un mondo fisico, non sarebbe la presunta luce esterna, ma una rielaborazione di essa. Semplicemente perché nel cervello, nel presunto cervello fisico, la luce non entra. La luce verrebbe intercettata dagli occhi, ma poi non è che entrerebbe dentro il cervello dove vi sarebbe il centro della visione, della elaborazione dell'immagine. Quindi pur presupponendo l'esistenza di un mondo fisico con un corpo, con un cervello, la visione dell'immagine, l'immagine visiva come contenuto della nostra esperienza sarebbe un contenuto mentale. La luce visiva in realtà sarebbe un contenuto prodotto nella mente e non potrebbe neanche corrispondere agli elettroni, alle interazioni di natura bioelettrica e biochimica nel cervello, semplicemente perché le immagini che noi vediamo, sia quando siamo svegli che quando sogniamo, sono composte da una quantità immensa di miliardi e miliardi di punti sensibili luminosi, che non coincidono con una serie molto più limitata di elettroni,
che di per sé non hanno colori o comunque non sono colorati in modo variegato, atto a giustificare la composizione di queste immagini. Quindi queste immagini che noi percepiamo, se esistessero nel cervello e fossero prodotte nel cervello, non potrebbero corrispondere a nessuna componente fisica, né alle sinapsi, né ai neuroni, né a qualunque interazione bioelettrica e biochimica, perché nessuna di quelle componenti è di per sé un'immagine. E né tantomeno nel cervello vi sono degli schermi o qualcosa che proietti un'immagine in miniatura di quello che vediamo. Cioè l'immagine che noi vediamo è composta realmente da una quantità immensa di miliardi, se non bilioni o trilioni di pixel luminosi, come posso dire, di punti luminosi che sono il punto sensibile minimo. Ce ne sono miliardi, tanti quanti appaiono nella nostra percezione distinta. E quindi questa immagine non può essere né un elettrone o una serie di elettroni né nient'altro che dovrebbe esistere nel cervello. Semplicemente perché questa immagine è realmente questo insieme di qualità che appaiono, se non fossero davvero tali, almeno nella nostra esperienza soggettiva, non apparirebbero neanche in questo modo. Cioè, almeno nel luogo della nostra esperienza soggettiva, queste immagini non possono che essere ciò che esse mostrano di se stesse, quindi dei contenuti effettivamente estesi, colorati, eccetera, composti da una quantità enorme di punti luminosi, nessuno dei quali può essere un elettrone o una qualche altra particella, per i motivi già spiegati. Quindi, l'immagine che noi vediamo, le stesse neuroscienze dicono che, stando al loro modello materialistico, le immagini che noi vediamo sarebbero, prodotte dentro il cervello, quindi sarebbero rielaborazioni di dati esterni. Per cui, i colori che noi vediamo non sono esterni. E non potrebbero esservi dei colori esterni simili a quelli che noi sperimentiamo. Sì, vi potrebbero essere altre menti di altre forme di vita capaci di sperimentare altri colori. Tuttavia, i colori non potrebbero essere sensibili al di fuori di una qualunque prospettiva di osservazione. Proprio perché, come ad esempio ha mostrato Berkeley, i colori sono sempre collegati a un punto di osservazione, non è che esistano di per sé. Cioè, la stessa superficie di un oggetto può apparire colorata di una sfumatura se vista da un'angolazione, di un'altra se vista da un'altra, di un'altra ancora se vista da vicina, di un'altra ancora se vista da più lontana. E quale sarebbe il colore reale di quella superficie? Il colore visivo, intendo, attenzione. Non potrebbe la superficie a livello sensibile mostrare e riflettere contemporaneamente tutte le innumerevoli sfumature di colori che possono apparire su di essa da varie prospettive e distanze, perché questa sarebbe una contraddizione assoluta. Non possono proprietà diverse, sfumature diverse, inerenti a diverse prospettive e angolazioni, essere tutte coincidenti nel medesimo punto e rispetto, dove dovrebbero appunto esistere se si presupponesse che l'oggetto percepito direttamente è esterno da tutte le prospettive. Tra l'altro sarebbe anche una contraddizione immediata, come potrebbe essere esterno dalla percezione se fosse presente nel suo essere percepito, e quindi in quel momento sarebbe interno alla percezione. Non può essere quindi esterno dalla percezione e al contempo essere percepito. Quindi, i colori, e poi vi è anche un altro problema legato al daltonismo. Ad esempio, ecco, il daltonismo classico consiste nel vedere verde dove altri vedono rosso. Su una stessa superficie dove gli altri vedono normalmente rosso, il daltonico vedrebbe verde.
quel verde lì non potrebbe esistere nella superficie esterna del presunto oggetto fisico, perché altrimenti se esistesse lì dovrebbe sovrapporsi al rosso della visione delle altre persone. E quindi quell'oggetto dovrebbe essere simultaneamente, visibilmente, sul piano visivo, verde e rosso, cosa che non accade. Quindi il verde osservato dal daltonico dove risiede? Non potrebbe risiedere direttamente sulla superficie esterna del presunto oggetto, altrimenti sarebbe impossibile il suo apparire verde dove invece dovrebbe apparire ed essere rosso. È ovvio il risultato, la conclusione. Il daltonico vede verde perché il colore verde che vede è nella sua percezione, ma siccome quel verde lì lo vede sulla superficie dell'oggetto, anche la superficie visiva dell'oggetto è nella sua percezione. Quindi l'ovvia conclusione è che, siccome i colori sono inseparabili dalle superfici visive, sulle quali vengono osservati, parlo di colori visivi, non di presunti colori esterni che dovrebbero coincidere con la lunghezza d'onda, della luce fisica. Siccome i colori sono inseparabili dal punto di vista sensibile, visivo, dalle superfici sulle quali si trovano, nelle quali si trovano, anche queste ultime non possono essere esterne indipendenti dalla percezione e quindi essere una proprietà oggettiva degli oggetti esterni. Quindi anche l'estensione visiva e la forma, ovviamente, delle immagini e degli enti sensibili esistono e non possono che esistere all'interno di una prospettiva sensibile. D'altronde, se non bastasse questo a sottolineare ciò, bisognerebbe riflettere su quale forma sensibile avrebbero gli oggetti che stanno apparendo nella nostra esperienza al di fuori di ogni prospettiva. Perché anche la forma e l'estensione visiva di ciò che ci appare è relativo al punto di osservazione entro cui sono collocate quelle caratteristiche. Quindi fuori da ogni prospettiva sensibile, quindi da ogni punto di osservazione, le forme particolari determinate della nostra esperienza non potrebbero sussistere. E così anche le estensioni. Tra l'altro, colori e forme ed estensioni sono collegate e sono inseparabili. Non può apparire e sussistere un colore sensibile senza che abbia una qualche forma, anche vaga, e una forma non può apparire senza avere un colore e una qualche estensione. E così vale anche per l'estensione, non può apparire un'estensione senza nessuna forma e nessun colore. Parlo sempre dal punto di vista sensibile. Quindi tutte le qualità sensibili concrete, particolari di cui abbiamo esperienza, certamente non possono esistere al di fuori di qualsiasi prospettiva, sia delle menti finite, sia della mente infinita. Quindi, se dovessero esistere colori, dovessero esistere colori, forme, estensioni visive, giusto per rimanere sul piano visivo, ma questo vale anche per gli altri piani, le qualità sensibili in questione dovrebbero avere un carattere assoluto, cioè astratto da ogni riferimento particolare. Quindi anche solo un albero, per esempio, fuori da ogni prospettiva, non potrebbe avere nessun colore della nostra esperienza, nessuna forma che riguarda la nostra prospettiva e nessuna estensione. Però attenzione, neanche qualunque altro colore potesse apparire nella prospettiva sensibile di un alieno, di un extraterrestre, di qualunque altra forma di vita. Così come anche per qualunque forma potesse apparire nella percezione anche quadrimensionale o bidimensionale o a cinque dimensioni spaziali o a quante altre ne si vuole, perché l'albero di cui si sta parlando è un albero posto al di fuori di ogni punto di osservazione possibile e immaginabile. Al di fuori di ogni punto di osservazione dove dovrebbe risiedere la realtà oggettiva per il materialismo ontologico, cioè per il materialismo ontologico, la realtà fisica materiale dovrebbe esistere
esternamente e indipendentemente da qualunque punto di osservazione sensibile, e quindi non avere nessun, non essere collocata in nessun punto di osservazione. Invece il sospetto è che nonostante questo sia implicitamente ma anche esplicitamente affermato dal materialismo, al contempo molti materialisti è come se attribuissero alla realtà esterna l'essere inclusa in una prospettiva onnicomprensiva che fungerebbe dal Dio di Berkeley, dalla mente infinita di Berkeley, e portando ad ulteriore contraddizione, autocontraddizione, la prospettiva del materialismo ontologico. Quindi, per essere coerente il più possibile il materialismo, deve prospettare una realtà fisica materiale, quindi estesa, spaziale e temporale, e anche dotata di altre qualità, al di fuori di ogni punto di osservazione. Il problema è che al di fuori di ogni punto di osservazione non potrebbe risiedere alcun colore sensibile. Perché i colori sensibili non sono separabili dal piano sensibile soggettivo e particolare in cui si danno. Così come le forme sensibili, le estensioni sensibili, non possono esistere in forma particolare e determinata, al di fuori di ogni riferimento particolare. Quindi, se esistessero dei colori al di fuori di ogni prospettiva sensibile, certamente non sarebbero visivi, non sarebbero sensibili, anche perché non sarebbero separabili, come già detto, dalle forme e dalle estensioni, le quali certamente non possono esistere a livello sensibile fuori da ogni prospettiva sensibile. Quindi i colori, le forme, le estensioni, se esistessero fuori da ogni prospettiva sensibile, non sarebbero sensibili. Sarebbero talmente altro da quello che noi intendiamo quando usiamo i termini in questione, come quelli prima citati, colori, forme e estensioni, da rendere fuorviante l'uso di quei termini, perché quei termini in quel contesto denoterebbero tutt'altro, qualcosa di totalmente inconcepibile e inimmaginabile rispetto a ciò che intenderemo. Ed è la questione molto semplice. Se i colori, le forme e le estensioni reali, presunte reali, secondo il materialismo intendo, fossero esterne rispetto alla nostra esperienza sensibile, e fossero simili alle proprietà sensibili della nostra esperienza, dovrebbero necessariamente risiedere a loro volta in una prospettiva sensibile, cioè dei presunti colori per noi inconcepibili, per essere comunque visibili, visivi, sensibili, manifesti, non so come altro indicare il concetto che voglio sostenere. L'unico modo per essere simili, cioè essere qualcosa di visivo, che appare con una qualche estensione e forma visiva, l'unico modo che avrebbero per essere tali, sarebbe quello di essere simili ai colori della nostra esperienza, ma per essere simili richiederebbero di esistere in una prospettiva sensibile. Non potrebbero essere simili o addirittura identici dal punto di vista qualitativo, esistendo ontologicamente in modo completamente diverso. Perché dal punto di vista ontologico i colori della nostra esperienza esistono solo nella nostra prospettiva, coscienziale, sensibile, che è soggettiva. Ed è soggettiva, lo ripeto, non nel senso che la nostra prospettiva crei dal nulla i colori, eccetera, ma nel senso che i colori della nostra esperienza non sono separabili dalla prospettiva particolare in cui sono collocati e in cui sussistono. Quindi, presunti colori esterni, presunte forme esterne, presunte estensioni esterne, per esistere dovrebbero essere totalmente diverse da quelle della nostra esperienza. Talmente diverse da non poter essere assimilabili a loro. Talmente diverse da rendere fuorviante il chiamarle con dei termini che invece denotano qualcosa di specifico e che invece nel caso di presunte qualità sensibili esterne denoterebbero delle totali incognite, sconosciute e inimmaginabili.
Quindi anche la vera forma presunta delle cose fuori da ogni prospettiva, ma sarebbe una forma talmente astratta, talmente altro da tutte le forme della nostra esperienza e dal concetto effettivo di forma sensibile, da non avere nulla a che fare con quel concetto, così come anche per l'estensione, e con l'ulteriore problema di arrivare a questa ulteriore problematica. Cioè ci troveremmo a dover sostenere che anche per esempio le reali estensioni visive delle cose non siano estese. Perché se fossero estese, se le estensioni fossero ciò che noi intendiamo con estensione, dovrebbero apparire come estensioni visive, cioè dovrebbero corrispondere a quello che appare a noi nella nostra prospettiva sensibile, quando si parla di estensioni visive. Quindi si arriverebbe all'assurdità di dover sostenere che le estensioni della nostra esperienza non siano vere estensioni, ma siano rappresentazioni mentali, quali copie rappresentative virtuali delle presunte vere estensioni visive, che però non sarebbero visive direttamente e per giunta non sarebbero neanche effettivamente estese per come le intendiamo noi, ma che dovrebbero essere estese in senso talmente diverso da quello che intendiamo, da perdere quel carattere, cioè l'estensione reale non sarebbe assolutamente nulla di quello che intendiamo noi, a tal punto da rendere scorretto il termine estensione. Quindi dici, certo che potrebbero esistere delle proprietà che a noi non appaiono, ma no, non sarebbe corretto, chiamarle colori, forme, estensione. Senza i colori, senza le forme, senza le estensioni che sono collegate tra loro, tra l'altro, come già avevo accennato prima, Berkeley ha mostrato che le qualità secondarie sono inscindibili tra loro. I colori sono inseparabili dalle forme, ma anche risultano inseparabili dalle qualità primarie, quindi dalle estensioni, dal peso sensibile, dai moti sensibili. Anche queste proprietà sono inseparabili dalle secondarie e risultano tra l'altro contenuti immediatamente esperiti a livello sensibile. Tutto ciò che insomma viene direttamente esperito a livello sensibile non può essere esterno e indipendente dal suo apparire e per giunta le qualità secondarie sono inseparabili dalle primarie e viceversa. Quindi, non possono esistere estensioni sensibili, pesi sensibili, moti sensibili, privi di qualità secondarie e quindi esistenti all'esterno delle prospettive sensibili. Ora, perché anche i moti sensibili non possono esistere fuori dalle prospettive sensibili? Perché i moti sensibili sono inseparabili da una qualche forma visiva ed estensione, anche tattile. Altrimenti i cosiddetti moti sarebbero tutto tranne che quello che intendiamo noi con moto, cioè con movimento sensibile. Insomma, un movimento sensibile esterno da ogni prospettiva non sarebbe nulla di qualunque movimento che potesse apparire nella nostra prospettiva ed essere immaginato da noi e da qualunque mente possibile, capace di sperimentare moti sensibili. Quindi anche per i moti sensibili vale lo stesso problema. Non sarebbero moti, cioè i movimenti reali della materia e dei corpi fisici esterni sarebbero totalmente altro da quello che appare a noi, da non poter essere utilizzato correttamente il termine moto. Quindi la materia non avrebbe colori, forme ed estensioni sensibili. Non avrebbe neanche moti sensibili se fosse proiettata all'esterno del mondo sensibile, cioè della nostra esperienza sensibile. E senza tutte queste caratteristiche, la presunta materia esterna non potrebbe neanche essere collocabile nello spazio e nel tempo, perché lo spazio implica l'estensione, la forma e le altre qualità. E il tempo, idem, non è possibile immaginare che qualcosa esista nel tempo senza avere nessuna estensione e forma e senza avere nessuna capacità di muoversi, cioè di muoversi sensibilmente, intendo.
La materia, se esistesse fuori dal mondo sensibile, quindi fosse altro dall'insieme di idee sensibili che costituiscono il contenuto della nostra esperienza sensibile del mondo, sarebbe qualcosa di totalmente altro da quello che noi intendiamo con il termine materia, qualcosa di totalmente privo di tutte quelle qualità che vengono attribuite alla materia, da non poter essere definita materia, perché il termine materia, come dicevo prima, denota una componente almeno dotata di estensione, di forma, o capace almeno di moti sensibili, capace di essere collocata in uno spazio e in un tempo, ma nessuna di queste proprietà potrebbe possederle. Tra l'altro, persino lo spazio e il tempo stesso non potrebbero esservi se non concepiti in una qualche estensione e durata. E siccome il tempo, Berkeley lo ha giustamente definito, sempre a livello percepito, come la successione delle idee sensibili e delle idee nella nostra esperienza e della loro velocità di scorrimento, anche questa velocità di scorrimento e la successione delle idee non può esistere fuori da un campo mentale e da una prospettiva sensibile. Quindi addirittura lo stesso spazio-tempo non può esistere fuori da qualunque mente. Quindi Berkeley ha dimostrato che la materia non può esistere. Potrebbe esistere una qualche componente esterna da ogni mente, ma non potrebbe essere conosciuta in alcun modo, non potrebbe essere concepibile in alcun modo. Avrebbe proprietà totalmente diverse da quelle che apparirebbero nella nostra esperienza e che ce la farebbero rappresentare in un certo modo, e quindi rimarrebbe qualcosa di inconcepibile, sconosciuto e soprattutto qualcosa di non presente, cioè che non si manifesterebbe mai nell'esperienza. Sarebbe effettivamente la cosa in sé, come potremmo dire, kantiana. Ma lasciamo perdere questo riferimento ora. E però c'è cioè un però, non risulterebbe neanche necessaria. Cioè, non solo a questo punto la materia perderebbe, non avrebbe nessun carattere che la identifica alla materia. Quindi non sarebbe materia, ma sarebbe X. Ma X, per risultare comunque necessario, dovrebbe rispondere a delle richieste, cioè dovrebbe essere spiegato il motivo, il perché supporre l'esistenza di X. Se la risposta è invocare X, quindi non più la materia, per come viene intesa, ma X, per giustificare l'ordine del mondo, dei fenomeni della natura, eccetera, non è necessario invocare X, perché è sufficiente supporre invece l'esistenza di una mente infinita, che almeno ha una qualche caratteristica determinata, non contraddittoria e non totalmente incerta. La mente infinita possiederebbe un intelletto infinito, capace di programmare e collegare tutte le idee sensibili dell'intera realtà in modo da simulare l'intero scenario del mondo fisico. Quindi anche il rapporto di causa ed effetto in realtà sarebbe un rapporto di costante relazione e di ordine sempre costante delle varie idee sensibili. Quindi all'apparire di ogni idea sensibile che rappresenta l'evento A, poi apparirebbe l'insieme di idee sensibili che rappresenta l'evento B, e il loro collegarsi costante. Quindi il loro apparire costantemente in un certo ordine determinerebbe l'idea della causa, cioè che l'evento A causi B, ma in realtà l'evento A sarebbe un insieme di idee sensibili collegato a quelle dell'evento B. Quindi la vera causa non sarebbe A, ma sarebbe l'intelletto che le avrebbe collegate in origine, cioè quello della mente infinita, che sarebbe quindi la causa effettiva dell'ordine del mondo. Tra l'altro, come già dicevo ieri, una mente infinita,
se avesse una capacità di creare l'universo, farebbe prima a semplicemente proiettare un'esperienza del mondo senza creare anche il corrispettivo contenuto fisico che tanto rimarrebbe inosservabile e inconcepibile perché la percezione può avvenire solo all'interno, cioè l'esperienza sensibile non può avvenire all'esterno delle menti. Se noi fossimo dei corpi fisici in un mondo fisico, la nostra esperienza sensibile non potrebbe uscire fuori dal nostro corpo, ma sarebbe all'interno del nostro corpo, del cervello, dove non risiede il mondo fisico. Nel cervello non ci sono i fotoni, le onde sonore esterne e tutti gli altri elementi che verrebbero captati e poi rielaborati in percezioni. Berkeley ritiene che gli oggetti, gli alberi, le cose, le sedie, i tavoli della nostra esperienza sensibile, anche il nostro stesso corpo e lo stesso cervello sensibile, sono un insieme di idee sensibili, cioè di qualità sensibili eternamente presenti, pensate e percepite, cioè osservate, dalla mente infinita. Quindi la mente infinita è come se osservasse eternamente tutta la realtà composta da idee sensibili. Per cui il mondo delle idee sensibili esisterebbe sempre, a prescindere dal fatto che le menti finite ne osservino una parte o meno. Quindi, persino per esempio, per quanto riguarda un tentativo di liquidare l'idealismo in generale da parte di Russell, quando ha riproposto l'esempio del treno, delle rotaie, della ferrovia, già proposto da Moore, ha semplicemente assunto che l'idealismo e anche l'immaterialismo affermassero che il mondo sensibile è nella esperienza soggettiva, ma che al contempo esiste fisicamente. No. Il mondo sensibile esiste nelle menti, ma non è un contenuto fisico. Quindi il treno, perché riprendo questo esempio? Perché questo è uno dei classici tentativi di screditare e sminuire anche l'immaterialismo. Il treno, come qualunque altro ente sensibile, nell'immaterialismo non è da intendere come un oggetto unitario che si muove nello spazio e nel tempo, e quindi deve percorrere un tragitto lungo la ferrovia. Se così fosse, nell'immaterialismo di Berkeley sarebbe impossibile giustificare l'esperienza del viaggiare nel treno, perché se il mondo sensibile esistesse solo nelle menti e nella loro osservazione, le menti dei passeggeri non potrebbero guardare anche la parte sottostante del treno e delle ferrovie, quindi quella parte lì non dovrebbe esistere, quindi non potrebbe il treno muoversi. Ma il fatto è che innanzitutto il treno, così come i nostri corpi e tutto il resto, nell'immaterialismo di Berkeley sono un insieme di qualità sensibili e non sono oggetti fisici unitari. Le idee sensibili non sono oggetti fisici che si spostano nello spazio e nel tempo, quindi non rispondono a quel tipo di logica. Per cui anche l'apparente contraddizione rilevata da Russell è inconsistente perché è basata su un presupposto errato e su un fraintendimento delle teorie di Berkeley. Poi, non solo, ma a dirla tutta, nell'immaterialismo la mente infinita sperimenterebbe comunque tutta la realtà, quindi potrebbe sperimentare anche le idee sensibili che riguardano la parte sottostante del treno, non osservata dalle menti finite, e anche la ferrovia, sempre tenendo presente che anche la parte sottostante del treno e la ferrovia sarebbero un insieme di idee sensibili e non un oggetto fisico, non parti fisiche di un mondo esterno. Bene, allora io mi fermo qui, vi invito a guardare anche il video di ieri dove ho spiegato anche che se esistesse un Dio con la capacità di creare un mondo, sarebbe più semplice creare un mondo corrispondente all'immaterialismo, cioè un'esperienza sensibile mentale. Ora, chiudo davvero qui, però
specificando anche un'altra cosa. Come già detto, Berkeley non è che negasse in toto la materia, ma solo la materia come componente esterna. Se con materia si vuole intendere il mondo sensibile, quindi l'insieme delle idee sensibili, delle qualità sensibili, va benissimo. Allora la materia, come penso anch'io, è da intendere come questo insieme davvero consistente e concreto di qualità, che però sono mentali. E la mente non va intesa come un epifenomeno cerebrale, quindi come una mera funzione, attività secondaria, ma come una sostanza che contiene tutta la porzione di mondo sensibile, quindi di idee sensibili che appaiono in essa. Quindi così andrebbe intesa la mente, come la contenitrice spazio-temporale delle esperienze sensibili, dove lo stesso spazio-tempo sarebbero dei costrutti, sarebbe un costrutto all'interno della prospettiva sensibile. Che dire? Questo è in sostanza l'immaterialismo e i motivi che ho spiegato, cioè che ho sostenuto in questo video, alla base della critica di Berkeley al concetto di materia, mostrano ancora una volta come il materialismo ontologico sia fallace e risulti anche fallace qualunque prospettiva filosofica vi si appoggi. Nel caso della filosofia analitica, sono proprio curioso di sapere come possa, è impossibile ovviamente, ma la mia domanda è retorica, come possa la filosofia analitica negare quanto rilevato da Berkeley? Cioè che la materia, proprio per definizione, per quello che dovrebbe denotare, è impossibile che esista a livello appunto sensibile all'esterno delle menti. Il problema è che se la materia non fosse sensibile, non avrebbe nessuna qualità sensibile, quindi neanche l'estensione, neanche la forma, neanche i moti sensibili, quindi non potrebbe sussistere in uno spazio, in un tempo. E allora che proprietà potrebbe avere? Cioè, un mondo esterno da ogni prospettiva sensibile, fatto di questa materia priva di qualunque qualità sensibile, sarebbe un mondo dove sarebbe impossibile anche concepire un rapporto fisico-causale a qualunque livello, sia a livello macroscopico che a livello subatomico. Perché anche a livello subatomico ci sarebbe comunque, anche se fino all'ordine della grandezza di Planck, stando all'interno, diciamo, della rappresentazione fisica, fisicalista del mondo, uno spazio, un tempo. Ci sarebbero dei moti sensibili. E neanche quelli però potrebbero esservi, non potrebbe esservi nulla di quelle proprietà. Quindi ve ne sarebbero altre, ponendo l'esistenza di un mondo esterno da ogni mente, da ogni prospettiva sensibile, talmente altro da tutte quelle proprietà da non poter essere concepito neanche come fisico, perché una realtà fisica dove non potessero essere concepibili e ponibili moti sensibili non potrebbe ospitare neanche moti fisici e interazioni fisiche. Che sarebbero le interazioni fisiche e i rapporti di causa ed effetto, prescindendo da ogni qualità sensibile, da anche i moti sensibili e qualunque riferimento spaziale e temporale agli eventi in questione? Sarebbero magari qualcosa, ma certamente non qualcosa di fisico, perché anche il concetto di fisico, di fisicità, di realtà fisica, è un concetto che va a riferirsi a determinate qualità che una realtà esterna da tutte le prospettive sensibili non potrebbe avere.